Buonasera a tutti gli amici del MediaWeb Leali del Bruco. Ho il piacere di essere qui stasera, oltre che con il nostro intramontabile Francesco, anche con quello che amo definire uno storico, anche se magari dal punto di vista istituzionale storico difficilmente sarebbe riconosciuto, ma questo direi che è un titolo di merito. È una persona che è nata a Bologna e direi piacevolissimamente si sente, è laureato in scienze politiche con una laurea sui rapporti fra Mosca e il Vaticano, e già questo porterebbe via una puntata. È soprattutto autore di due interessantissimi, illuminanti volumi intitolati L'altra storia d'Italia. Qui ho il secondo volume, visto che del primo già su questo canale ne abbiamo parlato, e ho il piacere di presentare Lamberto Rimondini. Buonasera Lamberto, grazie di essere qui. Buonasera Andrea, buonasera Francesco, buonasera a tutte le amiche e gli amici che ci stanno ascoltando in questo momento. Grazie dell'invito. Grazie a te, è un piacere ritrovarti sul nostro format. Sono contentissimo anche perché avevamo appunto presentato il primo volume e questa sera abbiamo la possibilità di presentare il secondo con l'amico Maurizio Martucci che salutiamo naturalmente. E questa è anche la bellezza di questo format, diversi co-conduttori che riescono a tirare fuori diverse sfaccettature dagli autori. E quindi questa sera sentiremo Andrea in quali temi ti vorrà impegnare. A voi la parola, grazie. Bene, Lamberto, prima di tutto sono veramente felice di vederti perché, insomma, sappiamo ed era girato anche su questo canale il fatto che avevi ricevuto alcuni avvertimenti non troppo piacevoli in passato. Quindi sono felice di essere qui. Quella faccenda si è risolta. Stai bene? Sì, stai bene. Bah, sì, penso e spero di sì. Penso e spero di sì. Noi ci siamo visti qualche mese fa, da allora a oggi poco altro è successo, i carabinieri sono sempre informati, quindi va benissimo. Sì. Benissimo, allora entriamo invece nel vivo di quello che deve essere la situazione odierna, ovvero sia parlare del tuo libro, anzi della tua coppia di libri, oggi in particolare appunto del secondo, L'altra storia d'Italia. Perché l'altra storia, parentesi, forse sarebbe meglio chiamarla la vera storia d'Italia, magari sarebbe stato un po' troppo pretenzioso, ma più affine alla verità. Ok, perché l'altra storia d'Italia? Ma perché probabilmente è l'unico titolo che può calzare veramente, nel senso che, come hai appena detto, titolare questi due volumi La vera storia d'Italia sarebbe stato effettivamente pretenzioso e non consono e anche lontano dal mio approccio, insomma. L'altra storia d'Italia è quella che invece probabilmente invoglia anche un lettore che non si interessa della nostra storia ad avvicinarcisi e a scoprire che ci hanno ingannato da parecchi decenni, parecchi secoli vorrei dire. Quindi è nata una sinergia a un certo punto con Giulietto Chiesa, perché va sempre ricordato, non era nei miei programmi certamente scrivere dei libri, tantomeno espormi, quindi se l'ho fatto è perché Giulietto Chiesa a un certo punto, dopo anni di frequentazione, mi ha messo un po' diciamo, in difficoltà, in particolare poco prima che venisse a mancare, e quindi mi sono sentito nell'obbligo di dare seguito a questa sua richiesta. Peraltro pensavo di cavarmela, come ho avuto modo più volte di dire, vendendo qualche decina di copie, invece la situazione è cambiata radicalmente. Avevo e ho fermamente deciso di devolvere la royalty in beneficenza, penso che sia la cosa più opportuna. Non dico a chi perché sennò finisce che chiudono il canale, come è successo già a volte. Chi lo sa, credo apprezzi chi sono i beneficiari, insomma. E quindi, che cosa sta accadendo? Che inaspettatamente, nell'anno 2023, quindi quello appena concluso, mi sono trovato a girare l'Italia e ho presentato questi due volumi. Non vorrei sbagliarmi, comunque a memoria, più di 60 presentazioni fatte, insomma, quindi vuol dire che c'è un certo seguito e crescente. Già oggi, che siamo all'inizio di gennaio, ci sono
una trentina di presentazioni già prenotate, quindi vuol dire che finalmente noi italiani stiamo alzando la testa, quantomeno ci stiamo ponendo delle domande. Questo è un po' quello che è accaduto, che sta accadendo. Delle domande che evidentemente non ci siamo posti nel precedente passato, nella tua coppia di libri, tu cominci a snocciolare come fin dal 1800, da quello che è universalmente conosciuto come il Risorgimento, in realtà l'Italia è stata manovrata, è stata eterodiretta. Ci sono forze più grandi di quelle nazionali che hanno condotto avanti il cosiddetto Risorgimento portando all'unità d'Italia e mi sembra di capire che le stesse forze sovranazionali continuano anche adesso a manovrare il nostro paese. Non so se però, ecco, questo è fin troppo semplicistico e tu vuoi spiegare meglio qual è la tesi principale di questa coppia di volumi. Dici benissimo, Andrea. Ora, farei volentieri un passettino indietro. Noi ci troviamo in una posizione geopolitica che è unica nel mondo perché siamo nel centro di un mare che è definito buono, che è il Mediterraneo. Quando, la classe dirigente di questa penisola, che è l'Italia, e che di fatto confina con il Nord Africa, con l'estremo, con il Medio Oriente, con la Russia, via mare ovviamente, ha avuto la capacità di essere coesa e unita da una stessa visione, come dicono, diciamo, le persone erudite, la stessa Weltanschauung, noi abbiamo avuto l'impero romano. Quindi, quando abbiamo le palle, quando abbiamo la stessa visione, dico le palle perché rende l'idea, diventiamo abbastanza tosti. Cosa succede? Che a un certo punto, per una serie di ragioni che non sto qua a raccontare perché allargheremmo troppo, l'Italia viene praticamente annichilita e prendono spazio, prendono potere altre forze e quindi noi diventiamo spezzettati per diversi secoli, fino a che a un certo punto dei movimenti patriottici nei primi 50 anni del 1800 sponsorizzati dallo Stato Pontificio, dalla Massoneria italiana, intendono unire l'Italia. Questo progetto si scontra frontalmente con un altro progetto che nulla ha a che vedere con le gesta patriottiche, ovvero lo scavo del canale di Suez. Lo scavo del canale di Suez è un vero e proprio terremoto nella geopolitica perché cambia completamente i percorsi di navigazione commerciali e anche quelli militari. In pratica, fino a quel momento, due grossi gruppi bancari facenti capo a un'unica testa, famiglia Rothschild, finanziano il commercio tra Amsterdam, Londra, Francia e l'Estremo Oriente. Si rendono conto che tagliando per il canale di Suez, che ancora non esiste, iniziano gli scavi nel 1859, si inaugurano nel 1869. Questi signori si troverebbero a raddoppiare gli incassi annuali perché il viaggio che devono fare fino a quel momento richiede la circumnavigazione dell'Africa e tagliando per Suez si dimezzano i tempi, quindi si dimezzano i costi e quindi raddoppiano i guadagni. Per cui il tempo stringe, si rendono conto che l'Italia, fatalità, è nel centro del Mediterraneo, quindi il movimento patriottico spontaneo che sta portando all'unità sarebbe estremamente pericoloso perché un'Italia unita politicamente, coesa socialmente, diventerebbe quindi anche economicamente e militarmente forte a due passi da Suez e quindi questi temono che l'Italia domani mattina si prenda il canale e invece loro vogliono controllare il Mediterraneo, hanno già l'accesso a Gibilterra, con Suez sono padroni. Quindi che fanno? Lo spiego bene nel primo volume. Anche tutti i passaggi finanziari che a Garibaldi assoldano questo mercenario per fare il lavoro sporco e raccontano a noi, grazie a una serie di uomini infiltrati nelle istituzioni già da allora, una storia che è ben diversa perché devono occultare la verità. Noi nasciamo colonia,
Tant'è che il primo, Vittorio Emanuele, addirittura è costretto a dichiarare l'unità d'Italia nel 1861. Noi festeggiamo dal 17 marzo, ma non festeggiamo l'unità d'Italia, è una fesseria, perché a quell'anno manca il Lazio, manca Roma Capitale, manca il Veneto, manca il Friuli, manca il Trentino. L'Italia unita ci sarà solo all'indomani della Prima Guerra Mondiale nel 1920, quindi è un po' come la storia del 25 aprile. Il 25 aprile non finisce la Seconda Guerra Mondiale, finisce il 2 maggio. Ci fanno festeggiare un'altra data, ma insomma è un po' questa la filastrocca che ci viene raccontata. Bisogna solo fermarsi, pensare, fare i ragionamenti e collegare i documenti desecretati, e vengono fuori tutte le sciocchezze che ci hanno raccontato. Sì, sciocchezze che evidentemente stanno andando avanti anche ora, perché la tesi che tu sembri proporre è che ci sono delle elite finanziarie legate al mondo anglo-britannico che non solo prima del risorgimento e dell'unità d'Italia hanno etero diretto tutto ciò che è costato all'unità appunto del nostro paese, ma che anche adesso continuano a interferire in maniera sostanziale con la politica interna. Sì, ora va precisato che non è Londra, Parigi piuttosto che Washington, non sono il nemico in quanto non sono i popoli, ma queste, chiamiamole cupole finanziarie, che per una serie di ragioni si sono insediate a Londra piuttosto che a Parigi, a Washington, e quindi per facilità individuiamo Gran Bretagna, Francia e Stati Uniti, ma in realtà è una questione solo di carattere squisitamente finanziario. E va detto che già per esempio il nostro primo debito pubblico, 1861, viene comprato dalle banche Rothschild. E quindi noi siamo a tutti gli effetti colonia, nasciamo colonia e siamo anche vincolati a questi signori, e lo siamo tuttora. I gruppi bancari che acquistano il nostro debito sono bene o male gli stessi, e lo comprano a basso prezzo, quindi ci creano ulteriore danno perché sono società private, cito Standard & Poor's per citarne una, che stabiliscono qual è il valore di mercato dell'Italia, facendo così un discorso molto basico. E quindi loro stabiliscono il prezzo e poi acquistano. Un po' come se noi tre andassimo dal salumiere, gli chiedessimo quanto costa il prosciutto crudo di Parma DOP, e lui ci dicesse, che ne so, 36 euro al chilo, e noi gli rispondessimo: no, amico mio, oggi costa 10, perché lo diciamo noi. Siamo da quelle parti. Sono parti non particolarmente piacevoli. Sai, ho l'impressione che questa eterodirezione abbia delle motivazioni geopolitiche oltre che finanziarie e che serva a tenere per un verso distanti i blocchi della Germania e della Russia. Per altro verso, appunto, come dicevi, ad avere una posizione preminente nello scacchiere geopolitico perché la posizione dell'Italia è centrale. Ecco, quanto siamo semplicemente una pedina Sì, funzionale a tenere esattamente. separato Germania e Russia? O Ora, quanto mi fa abbia piacere senso perché si questo? capisce che hai letto. Si capisce, Andrea, che hai letto il mio libro. Mi fa piacere. Molto interessante. Ora, certamente questi soggetti, dopo che hanno eterodiretto il nostro risorgimento, pensano in grande, quindi il loro obiettivo è quello di conquistare il mondo. E per farlo hanno bisogno di strategia e soldi. Arrivano a questo risultato grazie a un cartografo che fino a quel momento è abbastanza sconosciuto, che si chiama Alfred Mackinder, che partorisce una teoria che si chiama teoria del Etherland, cioè cuore della terra. La partorisce nel 1904, però Mackinder è simpatico come soggetto perché insegna la London School of Economics, quindi che è la scuola notoriamente della Fabian Society.
E chi è che finanzia la Fabian Society è la banca Rothschild di Londra in particolare, quindi diciamo che giocano in casa. Cosa dice Mackinder? Lui è britannico, quindi deve fare gli interessi del mondo anglosassone. Affinché Londra e Washington possano dominare per l'eternità il mondo, Londra e Washington devono fare una cosa molto semplice. Impedire con ogni mezzo, lecito ovviamente non lecito, che la Germania e la Russia si alleino, perché se si dovessero mai alleare, accadrebbe che da una parte c'è la tecnologia, dall'altra parte ci sono le materie prime, e non ci sarebbe quindi spazio per un antagonista, anche perché Londra e Washington sono potenze di mare, quindi controllano i mari, mentre l'Europa e la Russia sono potenze denominate da Mackinder di terra. E più in dettaglio, cosa significa? Che le merci in un impero di terra si muovono su gomma, quindi per strada, e su rotaie. Quindi, se anche Londra e Washington controllano il mare, poco ci fa. Quindi, si inventano la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, la guerra fredda, la guerra in Ucraina, qualche altra guerra tra Jugoslavia, eccetera, per far sì che Germania e Russia siano sempre divise. Lo dice anche un certo Friedman, che è un consigliere di Biden, a settembre del 2022, con una certa sfacciataggine, perché sottintende che noi siamo capre, nel senso che non ci rendiamo conto di quello che ci sta raccontando. L'Italia in questo contesto come si colloca? Intanto è strategica nel Mediterraneo. E preziosissima, perché nell'ipotesi in cui Germania e Russia si alleassero, immediatamente l'Italia si attaccherebbe, cosa che peraltro è già successa, perché i libri di storia ci omettono l'alleanza dei tre imperatori, Germania, Austria-Ungheria, Russia, a cui si attacca ovviamente, fatalità, l'Italia di Umberto I, per questo che viene fatto fuori, troppo nazionalista. Quindi c'è già un precedente storico. E una volta che questa elite, diciamo, finanziaria anglo-statunitense o di mare, per citare Mackinder, ha la strategia, ha bisogno dei soldi, per tornare alla domanda che mi avevi fatto. I soldi li mette insieme costituendo la Federal Reserve, che è una banca privata, nel 1913, con il Federal Reserve Act. Da quel momento questi signori hanno strategia e soldi, quindi parte la prima guerra mondiale. Senti, hai parlato anche di Umberto I. Facciamo davvero un passo indietro a quell'epoca per capire da quanto siamo, appunto, come dici tu, eterodiretti. 1933. L'Italia viene iscritta al SEC, Security Sì. Exchange Commission. Come viene iscritta l'Italia? Come Republic of Italy. Ma nel Esatto. 1933 o 34, non mi ricordo, non siamo una repubblica. Viene iscritta da Guido Young, che è un ministro delle finanze che sta in carica solo 6 mesi. È un periodo turbolento quello, perché questi signori, devo allargare il discorso, altrimenti chi ci ascolta fa più fatica a collegare i tasselli. La prima guerra mondiale e la seconda guerra mondiale sono due tempi dello stesso film, ancora prima. Questi signori, dobbiamo essere chiari, usano le crisi per cambiare il sistema finanziario globale. Quindi, a cosa serve Napoleone? A creare caos sociale, caos politico. Una volta che ha attaccato la Russia con lo scopo di mettere la banca Rothschild a Mosca, perché lo zar non vuole farlo e fallisce, comunque, diciamo, questi signori portano a casa qualche cosa. Che cosa portano? L'introduzione del gold standard, il sistema secondo cui gli stati hanno l'oro nella cassaforte ed emettono banconote in base a quanto oro hanno. Poi anche questo è da rivedere, perché
Ci sono degli stati che fanno i furbetti, hanno 10 kg d'oro, adesso dico un numero per fare così una mezza battuta, e stampano più carta moneta di quella che potrebbero valere, per cui quella carta moneta vale il giusto. Hanno bisogno di un'altra crisi importante per trasformare quel sistema che nasce nel 1821, all'indomani della fine di Napoleone, però per farlo devono essere forti, strutturati, quindi la teoria di Mackinder, la creazione della Fed. Un po' di guerra in Europa, qual è lo scopo? Quello di distruggere e di indebitare l'Europa con i gruppi finanziari di cui loro signori sono i proprietari, in modo che gli Stati Uniti siano l'unica potenza manifatturiera industriale al mondo forte. Nel 1944, con l'Italia, la Germania in particolare, il Giappone prossimi al collasso e tutti gli Stati europei dilaniati comunque dal conflitto, introducono, obbligano all'introduzione del Gold Exchange Standard con gli accordi di Bretton Woods del 1944. Qual è la caratteristica di Bretton Woods e di questi accordi? Il mondo diventa dollaro-centrico, il dollaro è l'unica moneta in grado di essere accettata come convertibile in oro, ma ancor peggio, tutte le materie prime. Gli stati vassalli, e quindi sono tutti stati vassalli a parte quelli canaglia perché non sono legati a quel sistema, devono comprare le materie prime pagandole in dollari. Quindi l'Italia deve comprare dei dollari per pagare il petrolio, per capirci. Ed è un modo indiretto per finanziare l'armamento degli Stati Uniti. Quindi l'hanno pensata bene. Poi si inventano un'altra serie di crisi, quindi il Vietnam, la crisi petrolifera. Caos operation, ovvero la strategia della tensione, che non è solo in Italia, fatalità anche in Germania, in un certo qual modo, non forte come da noi, evidentemente, e impongono il denaro fiat. Cosa significa? Denaro non c'entra la fabbrica di automobili, è denaro emesso dal nulla senza garanzia di convertibilità. Quindi noi tre bellamente ci creiamo una nostra tipografia privata, stampiamo il sesterzo e lo imponiamo come moneta, comodo così. Finita l'epoca del denaro senza garanzie, che è quello che stiamo vivendo adesso, sono gli ultimi colpi di coda, questi signori vorrebbero introdurre il denaro digitale. Se riescono a farlo, e la crisi che hanno creato dal 2001 con le Torri Gemelle è l'inizio ufficiale di questo periodo ulteriore di crisi, significa che noi vivremo in un mondo che può essere paragonabile a un lager a cielo aperto. Questa è un po' la somma. Per cui dobbiamo pensare che tutto questo circo che ci hanno raccontato è una grande fiction, perché gli stessi gruppi finanziari che hanno finanziato gli alleati durante la Seconda Guerra Mondiale hanno finanziato anche Hitler. L'ultima transazione finanziaria della Chase Bank, della JP Morgan Bank, dello stesso Ford, è datata 6 maggio 1945, cioè 3 giorni prima che la Germania firmasse la resa senza condizioni. Dobbiamo saperle queste cose, altrimenti continuiamo a pensare che i comunisti siano buoni o cattivi, i fascisti buoni o cattivi, i nazisti buoni o cattivi. A questa gente non interessa niente. Devono fare business e devono tenere l'Europa divisa dalla Russia. Questo è il gioco. E ovviamente devono gestire il denaro come pare a loro, perché se tu controlli il denaro, pieghi gli stati, togli la sovranità agli stati. Questo è il gioco. Hai detto due cose secondo me importantissime, ovvero sia il controllo del denaro come fonte del controllo degli stati e la necessità di tenere distanziate Europa e Russia. Questo, se vogliamo, è esplicitato fin dagli accordi di Yalta e a me sembra che queste due polarità che tu hai. Si è frizzata Andrea. Vabbè, penso che si era capito un po' dove Sì. voleva andare a Siano parare. successe Ok, è rientrato. e che per esempio abbiano a che vedere con il caso Moro, con Ustica e la strage di Bologna e successivamente anche con tutta una serie di cose che sono successe negli ultimi anni. Forse anche con l'omicidio Mattei, diciamo, ancora prima.
Falcone e Borsellino anche. Falcone e Borsellino, sì, insomma. Beh, allora, intanto c'è da dire che la Unione Sovietica viene finanziata da Wall Street e dalla City of London, quindi la Germania aveva iniziato a finanziare i menscevichi, Londra e Washington ne vengono a conoscenza e finanziano i loro avversari che sono i bolscevichi. Qual è lo scopo di tutto questo? Non certamente quello di creare le fortune politiche di Stalin, ma quello di infilare la banca Rothschild a Mosca, tanto è che Lenin e Stalin è la prima cosa che fanno. Quindi il resto è tutta, come si dice, è tutto fumo il resto. Una volta che mettono la banca Rothschild a Mosca nel 1917, il gioco è fatto. Da quel momento lì, esiste un finto nemico che è l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti. Dobbiamo tenerne conto. A un certo punto c'è una specie di colpo di Stato perché ci sono dei personaggi interessanti. C'è Khrushchev, c'è Kennedy, c'è Giovanni XXIII che portano una ventata positiva nel mondo. Poi quelli che potremmo definire neoconservatori, neofeudali. Ammazzano Kennedy, o meglio, fanno ammazzare Kennedy. Khrushchev viene sostituito da Brezhnev e Kennedy da Johnson e Giovanni XXIII da Montini. Quindi passiamo da una situazione di tre personaggi che sono probabilmente luminosi, ciascuno nel suo ambito, ad altri personaggi che mi limito a dire opachi. Ci sono Alcuni in state particolare l'hanno anche fatto tante santo, quindi altre intoccabili. cose che tu hai sottolineato, che gli accordi di Yalta hanno portato in modo nocivo allo Stato italiano, nel senso che abbiamo visto come il caso Moro, come Ustica e la strage di Bologna siano tutti legati al tenere separate le due fazioni. Per creare Beh, separazione, per allora. creare dominio etero diretto. Sì. Indubbiamente, Moro viene sacrificato, viene rapito, ma si sa già che deve morire. Non viene ammazzato certamente per il compromesso storico, questa è un'altra bufala che raccontano a chi ci vuole credere. Moro dava fastidio per tutt'altro, nel secondo volume lo spiego con precisione. Qua lo accenno: politica estera, politica energetica, politica di difesa e politica interna. Sono i quattro pilastri che davano noia a Washington e Kissinger più volte lo richiama, a un certo punto lo minaccia. Il documento c'è, l'ho allegato tra i documenti del segretario del secondo volume. Adesso Kissinger è altrove, chissà se sta rendendo conto di quello che ha fatto, anche perché allora, il regista dell'operazione di Moro in Via Fani è un certo James Angleton, che è capo del controspionaggio in Italia, capo della CIA, e in Via Fani c'è anche il suo omologo del KGB, bisogna raccontarla tutta. Però l'ordine politico parte da Kissinger, quindi c'è parecchio. Moro non viene assolutamente tenuto prigioniero dove ci hanno raccontato, ma è tenuto prigioniero sul litorale romano. C'è un sacerdote che lo va anche a trovare, scrivo esattamente quello che accade. E fatalità, il papà di questo sacerdote è collegato allo IOR, di cui è una delle tre persone che lo gestisce. Quindi c'è tanto che non ci hanno raccontato su Moro, tanto. Ustica e Senti, quindi. Bologna non c'entrano. Ustica e Bologna non sono collegate alla strategia della tensione, sono due stragi collegate. Peraltro, lo voglio ribadire con chiarezza: a Bologna non ci sono 85 morti e 205 feriti, ci sono 86 morti e 205 feriti. Deve essere per forza, per giustizia, riaperta questa indagine perché si deve sapere di chi è la maschera facciale di questa ragazza. E non è certamente Maria Fresu. Sì.
Ustica, è una bella simpatica storia, ironizzo, perché da quello che si evince, Ivo Nutarelli viene ammazzato perché evidentemente qualcuno temeva che parlasse. Ivo Nutarelli lancia 3 volte. Ivo Nutarelli è il solista delle Frecce Tricolori. Si trova la sera, drammatica sera del 27 giugno 1980, a essere di pattuglia nel corridoio Ambra 13 insieme a Nalvini, e a un certo punto lancia l'allarme 7300, che in codice NATO significa allarme rosso, battaglia aerea in corso. Cavolo, queste cose qui non vengono raccontate, bisogna che se ne tenga conto. Quindi, considerato che lui lancia l'allarme, allora, atterra alle 20:45 secondo i registri dell'aeroporto di Grosseto, l'aeroporto militare. Se lui atterra alle 20:45 significa che lancia l'allarme quantomeno 5 minuti prima, 20:40. L'aereo cade alle 20:59, quindi 19 minuti dopo. Vuol dire che l'aereo di Cinovitavia si infila in una battaglia in corso. E stando alle carte, gli aerei sono 27. C'è l'Itavia che cade, ci sono i due aerei, quello di Naldini e Nutarelli, che sono di pattuglia al corridoio aereo, e poi ci sono altri aerei che chi sono? Ce ne sono 9 senza trasponder acceso. Quindi, chi sono? Queste cose qua bisogna dirle, però bisogna partire da Bologna, perché l'atroce sospetto, io sto facendo un'indagine che non è mirata a trovare una verità, perché se si fa così si fa alla fine propaganda, per cui se è stato un missile significa che io sono di sinistra, se è stata una bomba io sono di destra, perché questa un po' è la teoria che si è portata avanti dal 1980 a oggi. Così non si fa giustizia per le vittime, così si fa propaganda e pubblicità, propaganda politica e pubblicità personale. Invece bisogna fare un'indagine fattuale, tecnico-fattuale. Allora, quali sono i fatti? Quali sono gli elementi che emergono? Questi sono gli elementi. Lasciamo perdere le sentenze perché sono politiche. E in base ai fatti tecnici si possono escludere o includere delle ipotesi. A oggi le ipotesi su Ustica sono più di una. Quindi, mentre per Bologna è più facile, probabilmente più facile, partendo proprio da quest'86esima vittima, per Ustica è un pochino più complicato. Almeno un paio di ipotesi sono in pista. Tu come la leggi? Qual è l'ipotesi che secondo te sarebbe più azzeccata? Non ho una verità in tasca e lo scrivo chiaramente. Ci sono fonti contrastanti. Allora, se fosse vera la tesi della bomba a bordo, l'aereo si dovrebbe polverizzare. Se bomba c'è, e probabilmente c'è una bomba nel bagno, è stata messa a Bologna perché l'aereo è in ritardo di 2 ore e quindi dovrebbe essere un atto dimostrativo. Però se è stata messa una bomba, è stata messa da qualcuno che è legata probabilmente al mondo di Carlos lo Sciacallo, quindi Ilich Ramirez Sanchez, ovvero un estremista di sinistra che lavora per il KGB e per l'OLP. Non è molto digeribile per certi gruppi politici. Un missile non può aver colpito l'aereo, perché se colpisce l'aereo lo disintegra, semmai gli è esploso vicino. E se l'aereo ha avuto una piccola bombetta a bordo, è ammarrato. E se è ammarrato, dove sono finiti i corpi? Qualcuno li ha finiti? Non è immediato. Su Bologna, invece, partendo da Bologna, ci sono più elementi che rendono chiara la questione, o meglio, più chiara la questione. Potrebbe anche essere una bomba di passaggio, diretta magari altrove, scoppiata per sbaglio, per esempio. Però non si tratta di 80 kg di esplosivo come ci hanno raccontato. Quella è una fesseria. Se
Se fossero stati 80 kg, non saltava la seconda e la prima classe della sala d'attesa, saltava mezza Bolognina, mezzo quartiere. Sono 10-12 kg di un esplosivo che si chiama Compound B, che è prodotto, estratto dai proiettili di artiglieria NATO. Quindi è un po' diversa la storia. Molto diversa. Mi permettevo di accomunare il Quindi tuo qualcuno ha approccio. fornito i proiettili NATO, un artificiere o qualcuno competente ha estratto la polvere e ha fabbricato in maniera artigianale, diciamo, l'ordigno. Sì, certamente non un ragazzino minorenne come Ah, quelli no, che sono chiaro. stati coinvolti e condannati. Fatalità, Bologna è l'unica strage dove ha dei colpevoli certi che quando sono successi i fatti avevano smesso da poco di prendere il ciuccio. Quindi lì per fare quel lavoro ci vuole qualcuno di esperto, un po' come per Capaci. Per fare la strage di Capaci non ci vuole un mafioso con la coppola, ci vuole un ingegnere esperto in esplosivi. Quella è un'accensione a guida laser, cioè ci sta raccontando le fesserie atomiche, poi ovvio uno non è nel mestiere, certe cose non le può approfondire o non le vuole approfondire, ha altri interessi giustamente e quindi si beve quello che c'è scritto sulla prima pagina del giornale e poi negli anni rimane che a Bologna ci sono 85 morti, 205 feriti, 80 kg di esplosivo, quindi non funziona così. Ecco, leggendo invece i giornali dell'epoca, la strage di Bologna è legata alla stagione stragistica di destra, mentre il sequestro Moro legata al terrorismo di sinistra. È possibile vedere una mano occulta comune dietro a tutto questo? E in ragione di questo ti chiedo quanto le Brigate Rosse erano semplicemente le Brigate Rosse, cioè appunto dei terroristi, o quanto dietro c'era qualcosa di molto più sostanzioso? Iniziamo col mettere i puntini sugli i. Noi abbiamo un'agenzia che si chiama ANSA. L'ANSA è stata voluta e imposta dai britannici nel 1945. Quindi sarà mai un'agenzia libera la nostra ANSA? È una Ma in domanda, eh? generale, chiediamoci se la stampa sarà mai libera in Italia, vabbè. Detto questo. Noi siamo al 58° posto come libertà di stampa, quindi non è che stiamo messi bene, ci sono 200 stati nel mondo, quindi abbiamo perennemente il morbillo, se va bene. Ho usato una malattia tranquilla, non ho detto una malattia strana, però non stiamo messi bene. E per quanto riguarda, diciamo, la manipolazione dell'informazione, è evidente che ci sono dei fatti che sono accaduti e che ce li hanno raccontati come ce li hanno raccontati, ce lo ricordiamo. Ma ancor peggio è per altri fatti che accadono, sono accaduti e non vengono assolutamente alla ribalta. Vuoi Va detto anche parlarne? questo. Ci sono delle stragi silenziose, per esempio, quando viene assassinato Falcone Borsellino. Vengono anche assassinati una settantina di agenti che nel tempo lo hanno aiutato a Falcone e a Borsellino a fare quello che ha fatto. Vengono ammazzati in realtà una settantina di persone perché molti agenti, che definisco patrioti, muoiono con le loro famiglie. In alcuni casi salta la bombola del gas in casa, in altri casi manomettono la macchina, quelli stanno andando in vacanza con la famiglia e rimangono tutti secchi. Qualcun altro viene impiccato, eccetera. Questa parte qua di storia non ci viene raccontata perché è scomoda. Come la vai a giustificare? Questi erano agenti che lavoravano per una certa parte di giustizia libera? Non è carino. Comunque tra il 92 e il 93, 1992-93, c'è anche questo fatto che ci viene occultato, ovviamente. A me sembra che dal tuo libro si evinca anche come dietro all'assassinio Moro ci sia la volontà politica di impedire a Moro di fare qualcosa che va in direzione dell'emissione di moneta sovrana, cioè qualcosa che va in direzione esattamente contraria rispetto a quello che non troppo tempo dopo si è riusciti a fare in Italia, quando invece, andando appunto in direzione contraria, sono stati separati Banca d'Italia e Ministero del Tesoro.
Cioè, Moro voleva andare nella direzione di una gestione dell'economia e invece questa separazione è andata nella direzione opposta. Ma sì, indubbiamente l'emissione delle 500 lire garantite dallo Stato italiano hanno dato molta noia, perché se uno Stato, come un pochino stavamo iniziando a raccontarci prima, è padrone di battere moneta, è uno Stato libero e sovrano. Diversamente no, diversamente è uno Stato schiavo e di conseguenza lo sono gli abitanti di quel determinato Stato. Moro a un certo punto opta per le 500 lire, il progetto poteva certamente abbracciare anche le 1000, le 2000, eccetera, quindi biglietti di Stato, tecnicamente si chiamano biglietti di Stato, garantiti dallo Stato italiano. Ora, lo Stato non può fallire perché è uno Stato, quindi ci sarebbero stati miliardi di lire non a debito in circolo. È interessante. Questo progetto viene cancellato all'indomani della morte di Moro. Mi sembra nel 79 vengono ritirate queste 500 lire. Moro muore nel 78. Però, come giustamente dicevi, nel 1981 e nell'arco di pochi mesi ante e post quello che accade da noi, accade un po' in tutto il mondo dove ci sono le banche legate ai Rothschild, e cioè la separazione tra la banca di Stato e il Ministero del Tesoro. Preludio di quello che accadrà di lì a breve. C'è un fatto che desidero citare. Allora, vabbè, Ciampi lo scrivo nel secondo volume, è un agente, lavora prima nei servizi, insomma, lì lo racconto in dettaglio nel secondo volume e mi vorrei concentrare piuttosto sull'aspetto moneta, denaro, che è più rilevante. Tu hai citato prima i fatti della SEC del 1933-34. In quegli anni là siamo subito dopo la crisi del 1929, crisi peraltro indotta, perché serviva poi per creare i prodromi della Seconda Guerra Mondiale, ulteriore stretta. A un certo punto negli Stati Uniti viene promulgata una legge che si chiama Glass-Steagall Act, 1933. E che cosa c'ha di particolare questa Glass-Steagall Act, che prende il nome dai suoi promotori, Glass e Steagall? Previene il rischio del 1929, cioè evita, diciamo, la speculazione bancaria. Per questi signori, parlo della elite finanziaria o cupola finanziaria, che forse rende meglio, è un problema quella legge. Quindi, per quello che riguarda l'Italia, per assassinarci fanno tre mosse: Moro, la separazione Banca Italia Tesoro e il colpo di Stato del 92-93. Però c'è un altro passaggio. Lo ricorderemo sicuramente con un mezzo sorriso. Per questi signori quella legge, Stigalect, è deleteria e la devono fare eliminare. Per eliminarla trovano il soggetto giusto in Bill Clinton, perché gli mettono vicino una stagista. La stagista fa il suo dovere, lo ricattano, e lo ricattano fino a che non firma l'abrogazione della Glass-Steagall Act nel 1999. Una volta che il potere finanziario ha in mano le redini, inizia lo sfascio, quindi c'è Lehman Brothers, eccetera. Dobbiamo sforzarci di guardare i fatti non quando accadono in quel momento là, ma vanno tutti collegati, e ora ci si spiega in maniera più ampia cosa effettivamente è accaduto, cosa sta accadendo. Grazie alla Levinsky abbiamo di fatto avuto una cascata di disastri, perché evidentemente questi signori sono riusciti a far abrogare una legge che invece frenava, e di conseguenza oggi noi ci troviamo
in una situazione piuttosto critica perché la gestione della creazione del denaro è fondamentale. Cerco di entrare nel merito. Oggi, se noi abbiamo bisogno di denaro, lo dobbiamo prendere a prestito, ce lo dà la banca, che a sua volta lo prende a debito dalla Banca d'Italia, che a sua volta lo prende a debito dalla BCE, che è una banca privata. Peccato che l'articolo 117 della Costituzione dica chiaramente che lo Stato è sovrano in materia di emissione della moneta e anche col trattato dell'euro lo Stato italiano, così come la Germania, la Finlandia, eccetera, può e deve assolutamente battere moneta sovrana, ma non solo. Non è solo un fatto di moneta metallica che è di proprietà dello Stato, quindi 2 euro che noi abbiamo in mano, l'euro è di proprietà dello Stato e non è a debito. Sono a debito le carte monete e quello che è scritto a computer dalle banche. Vado più in dettaglio. Lo Stato italiano potrebbe emettere credito fiscale garantito dallo Stato. Potrebbe emettere, per esempio, della moneta elettronica. Può farlo e può farlo rimanendo nell'euro. Dobbiamo fare anche un altro passaggio per avere chiarezza. Fino a un certo momento, 2011, una banca ogni 22 euro che aveva accantonato grazie ai correntisti poteva emettere 100 euro a debito, cioè prestare del denaro, crearlo dal nulla. Quindi io sono un correntista, vengo da te Francesco, ti do 22 euro, tu sei la banca. La banca può prestare denaro pari a 100 euro, quindi è interessante. A un certo momento, nel gennaio del 2012, si inventano che basta 1 euro per crearne 100. Quindi io vengo da te in banca, ti consegno 1 euro e tu, come banca, puoi creare 100 euro a debito. Quindi quando viene Andrea e ti dice io vorrei 50 euro, tu li hai creato a computer dal nulla, col mio euro da solo. 50 euro a debito, lui ti deve restituire 50 euro, ma partiamo da uno che ho dato io. Questa è la realtà dei fatti. Eh? È incredibile, ma è la realtà dei fatti. Si chiama riserva frazionaria. Quindi, io mi auguro che chi ci ascolta si informi, si renda conto che quello che sto dicendo purtroppo è triste realtà, si alzi dalla sedia e ritiri i conti che ha nella banca e li porti al Mediocredito Centrale, che è l'unica banca di Stato pubblica che abbiamo che non può fallire. Perché le banche private, quelle dove abbiamo il conto corrente, peraltro sono in mano straniera. Non ho altre brutte notizie, Finosa, da mettere sul piatto, Senti, però è la realtà permettiamoci questa. però di, permettiamoci di unire un po' i puntini riguardo a delle cose che Aspetta, hai l'altra detto. buona, Poi... aspetta Andrea, Sì. perché l'altra buona, non ho tante altre buone notizie da darvi, però voglio almeno riuscire a capire, a tuo avviso, dal tuo punto di vista, per quanto ancora può reggere questo sistema così. Non la vedo molto lunga sta cosa, eh. Se, e È poi, già saltato il cioè, è già, sistema. e infatti, siccome hai fatto quel passaggio interessante usando il condizionale, il nostro paese potrebbe battere moneta in maniera autonoma senza rivolgersi, perché non lo fa? Quali sono i vincoli? Guarda, allora, da una parte penso per non conoscenza della legge, un po' come a dire si è sempre fatto così. Un po' qualcuno lo sa e non si vuole prendere la briga di farlo. Penso che se noi come popolo chiedessimo a gran voce l'emissione di denaro non a debito, visto che lo può fare lo Stato ed è sancito non solo nella Costituzione, ma è ribadito nel Trattato dell'Euro che mi sono studiato a memoria, quindi non è una realtà, tant'è che Germania e Finlandia, ma non solo, stampano delle monete metalliche di valore diverso da quello in corso euro, quindi non il 2 euro, non l'euro, non il 50 centesimi, il 20, il 10, ma stampano altre monete. Nella Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2023
finalmente diciamo, è emerso che noi possiamo stampare monete euro in corso legale da collezione, quindi 5 euro, eccetera. Quelle sono monete da spendere garantite dallo Stato, non a debito in corso legale. Tecnicamente, anche qua non la voglio fare lunga, allo Stato italiano, ma a tutti gli stati, conviene coniare monete piuttosto che stampare valuta, perché la valuta richiede una gestione complicata. Nel senso che a un certo punto si rende obsoleta, va ritirata, distrutta e riemessa. Invece la moneta ha una vita molto più lunga e gli puoi mettere il valore che vuoi, e alla fine è interessante. E quindi mi auguro che diciamo, questa trasmissione, peraltro è la prima volta che ne parlo, di questo tema, e quindi mi fa piacere farlo durante questa trasmissione un po' in onore di quello che è stato il nostro antico inizio di qualche mese fa. E ho deciso di parlarne perché i tempi ormai sono stretti e quindi il sistema è marcio, è ormai saltato, tanto per capirci, la Deutsche Bank sta in piedi perché tira vento da quattro parti diverse, ma è già saltata, ma come siamo in default noi? Quindi l'altra cosa che probabilmente sfugge ai tanti è: comunque io ho 1 milione di euro da parte, è carta igienica, sono i soldi del Monopoli. So che è duro e difficile da accettare, ma sono null'altro che carta igienica, a meno che non siano messi in una banca di Stato pubblica. Lo ricordo, una banca privata può fallire e E ne abbiamo fallirà, ne viste sono fallite una tante, marea. certo, infatti ne abbiamo viste tante quelle. Quindi, se va bene, applicano il bail-in. Quindi c'è 1 milione in banca, dico una cifra grande ovviamente per far capire l'esempio. Se la banca accetta, te ne restituisce 100.000, ma non è automatico. Altra cosa, nel momento in cui noi andiamo in una banca e mettiamo 1.000 euro sul conto, tecnicamente quei 1.000 euro non sono nostri, li mettiamo sul nostro conto, ma diventano di proprietà della banca, e con quei 1.000 euro la banca genera 100.000 euro a debito che presta. Quindi è un Certo. meccanismo molto perverso, e se lo conosciamo, dato che è semplice, è molto basica come materia l'economia, la rendono complicata con i paroloni, ma è basica. Ed è ricca di artifici che sono al limite del crimine, come questo che ho raccontato della riserva frazionaria, di cui non Chiaro. ci parla nessuno. No, infatti. Scusami, ancora un passaggio perché l'argomento, come puoi ben immaginare, è estremamente interessante. Sono sicuro che anche gli amici da casa lo stanno apprezzando molto. Naturalmente, come dire, la capacità e la possibilità di stampare, di emettere moneta metallica, ci agevola sicuramente nell'economia quotidiana, cioè, però è chiaro che mi viene un po' più difficile, provo a metterti un po' in crisi, diciamo. Immaginare di fare delle operazioni più importanti portandosi dietro magari un sacco di monete, del valore. No, No, aspetta, ma aspetta. Come possiamo abbinare, può essere ecco, la tesserina elettronica, esatto, stavo arrivando là. Esatto, come possiamo abbinare denaro un elettronico e credito ecco. fiscale, Ecco, assolutamente. perfetto, Questo è volevo farti arrivare contemplato, là. Ecco, volevo arrivare assolutamente. là. Facciamo un passaggio anche su questa cosa, perché ci sono ombre e luci. La moneta digitale, moneta elettronica, in qualche maniera qualcuno vede come pericolosa perché poi diventa un vincolo. Cioè, nel momento in cui magari hai una moneta digitale che può essere controllata, bloccata, fermata da come dire, un'unità centrale, e però alla stessa maniera, allo stesso tempo quella ci serve per le grandi operazioni, ecco, non l'economia spicciola di tutti i giorni. Allora, dobbiamo, prima di parlare di moneta digitale o elettronica, che Sì. non è tanto diversa, Sì. dobbiamo fare un distinguo. Chi la emette? Allora, se è una banca Chiaro. privata è una truffa legalizzata, se è una banca pubblica di Stato è denaro vero, che Perfetto. anche in caso di crisi ti rimane in tasca. Partiamo da qua, perché sennò Ok, un po' giusto, come quelli perfetto. che dicono via dall'euro. No, via dall'euro non è la strada.
lo ripeto, io non sono un fan dell'Europa, o meglio di questa Europa, ma Via dall'Euro è uno spot elettorale, perché se tu togli l'euro e metti la lira, o il sesterzo, o il doblone, o il tallero, lo chiami come, chiamiamolo Pippo, no? Però rimane il fatto che la moneta è a debito, siamo peggio di prima. La moneta deve essere sovrana, garantita dallo Stato. Faccio un esempio sciocco così viene compreso per bene. Noi tre siamo tre padri di famiglia. Lavoriamo solo noi, facciamo quest'ipotesi patriarcale, vado proprio contro la corrente, esagero stasera. Abbiamo uno stipendio di 2.000 euro al mese. Faccio questo esempio qua. Ci dobbiamo pagare le bollette, ci dobbiamo pagare l'eventuale vacanza al mare dei figli, ci dobbiamo pagare il cibo, l'assicurazione, telefono, eccetera. Dobbiamo fare attenzione. Chi ci dà lo stipendio, ce lo dà a determinate condizioni. Se noi abbiamo un eccesso di spese perché impreviste, non ne usciamo perché dobbiamo chiedere soldi a prestito e siamo in situazioni che al limite dobbiamo rinunciare a qualcosa. Questo è in un certo modo, in maniera delicata, lo Stato italiano oggi che deve sempre chiedere soldi a prestito per fare le sue cose o comunque dipende da terzi. Se invece noi fossimo uno Stato sovrano, dobbiamo fare una vacanza? Ci costa 3.000 euro? Ce li stampiamo. Dobbiamo comprare i libri per i figli per andare a scuola? Ci stampiamo i soldi per i libri. E tutto questo è garantito da che cosa? Dalla forza lavoro, dallo Stato. Nel caso dell'Italia siamo fortunati più degli altri perché l'80% dei beni artistici sta qua, quindi potremmo anche vincolarlo ai beni artistici italiani. Quindi noi stiamo molto meglio degli altri. È ovvio che i politici agiscono se sanno che sono eletti. Se noi sappiamo che abbiamo queste carte da giocare e chiediamo alla politica di agire e votiamo i politici che sposano questa causa, allora abbiamo delle chance. Diversamente, se noi continuiamo a fare le papere nel giardino, animali di bassa corte, ci fanno il Risorgimento con Garibaldi, che è una specie di Bin Laden dell'Ottocento. Ci raccontano della resistenza che in realtà è stata tutta eterodiretta, ci raccontano che il 25 aprile è finita la seconda guerra mondiale, eccetera, eccetera, che Moro è stato rapito perché, eh? No, non funziona così. Chiaro, grazie. Andrea. Volevo chiederti due altre cose che secondo me sono importantissime. Una, facciamo un passo indietro. Tu hai collegato il caso Moro, la separazione Banca d'Italia e del Ministero e hai parlato anche di golpe avvenuto nel 92-93. Allora, io che ho letto il libro so di che cosa stai parlando. Uno che sente la trasmissione ora dice: golpe? Di quale golpe? Vuoi parlarne un pochino? Questa è la prima domanda, poi. Nel 1992, intanto cade il muro di Berlino nel 1989, 9 novembre 1989, la Germania non è più di fatto divisa a metà, Berlino non è più divisa in quattro, quindi Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti e Unione Sovietica, ma gradualmente si riunifica qualche anno dopo. Celebre la battuta di Andreotti: mi piacciono così tanti tedeschi che mi piacciono di più avere due Germanie che una, la disse negli anni Sì. passati. No? E, bene, l'Italia ha dato molto fastidio perché i politici della Prima Repubblica erano sicuramente, probabilmente poco onesti, però, e quindi corrotti, c'era malaffare, eccetera. Tutto l'arco costituzionale era corrotto, non solo quelli di governo, ma anche l'opposizione composta dal PC. E con buona pace di chi ci ha creduto. Però
dobbiamo anche sapere perché è accaduto questo. Noi nasciamo come colonia, nel primo volume dettaglio con tutti i documenti alla mano. C'è un documento che pubblico che è il dialogo del segretato tra Winston Churchill e Gofrey, che è il nunzio apostolico. Sono 6 pagine in inglese. Ed è della CIA il documento, quindi direi che è abbastanza credibile, così come la copia vaticana che ho in mano e che ho pubblicato è identica. Dice Churchill a Gofrey: l'Italia non ha sovranità politica, le decisioni le prendiamo noi. Siamo il 6 novembre 1945. Avrà un certo benessere, siamo all'indomani della Seconda Guerra Mondiale. Avrà un certo benessere, gli amici russi sanno che l'Italia è un affare esclusivamente britannico. Che cosa vuole fare Londra dell'Italia? Un territorio che è nell'ombrello NATO, quindi dobbiamo essere un buon esempio, perché dall'altra parte c'è l'esempio sovietico, i comunisti mangiano i bambini, eccetera, eccetera. Quindi qua ci deve essere benessere. C'è la dolce vita, c'è volare, eccetera, eccetera, però non ci deve essere alternanza al governo. Questo è un diktat di Londra, assolutamente non alternanza, perché è uno Stato, sebbene democratico, privato dell'alternanza, significa non permettere il processo democratico completo, perché governa sempre un partito e all'erosione dei voti della Democrazia Cristiana si attacca il PRI, il PLI, poi il PSDI, poi il PSI. A un certo punto c'è la genialata di Craxi. Craxi, che doveva essere un segretario di passaggio nel PSI, invece sa le palle. E che fa? Dice: io approvo gli euromissili, mi faccio ben volere dai padroni e prendo spazio. Lo scopo è quello di creare un'alternanza PSI-DC, in modo da fare finalmente quello che in Germania già accadeva. Partito socialista da una parte, alternanza con i democristiani, diciamo, tedeschi. Purtroppo viene fermato perché cade il muro di Berlino, non fa in tempo, ma nelle elezioni del 1992 Craxi è il probabile presidente del Consiglio e vince il pentapartito. Poi in una notte cambia tutto, beh, vabbè. E, un po' come quando c'è il referendum monarchia-repubblica, che vince la monarchia, però stranamente siamo una repubblica. In quel periodo, quindi vengo alla domanda, 1992-1993, deve essere azzerata una classe politica, quella della prima repubblica, perché deve entrare in scena Maastricht, 1992, non si può fermare il piano. Politici come Andreotti e Craxi non avrebbero mai firmato Maastricht, avrebbero magari negoziato, ma Maastricht ci distrugge e si vedono le conseguenze oggi. Il benessere che c'era nel 1991, eravamo la quarta potenza economica del mondo, la quarta potenza economica del mondo. Oggi siamo in caduta libera, quindi Sì. Sì. non può paragonare. Per cui tu praticamente dici che Mani Pulite è stato di fatto un golpe che ha impedito a Craxi di continuare sulla sua linea politica, che avrebbe permesso di trattare riguardo a quello che poi è stato il trattato di Maastricht. Ma non solo a Craxi, ha impedito a una classe politica di esplicitare la sua azione, è stata azzerata, è stata non attuata un'indagine in quello che allora era il PCI, PDS, DS, eccetera, perché evidentemente si sono piegati all'alta finanza in cambio di andare al governo, perché Primo Greganti fu inquisito e credo anche condannato, però si sono fermati lì quando tutte le carte dimostrano che fiumi di denaro partivano dall'Unione Sofietica e via Bulgaria, Sofia, arrivavano in Italia. Quindi quando Craxi durante il processo dice si aveva la sensazione che il PCI avesse addirittura più soldi, è vero. Quindi due pesi e due misure, sì, però
E ovviamente questa cupola finanziaria vuole a tutti i costi avere una forza politica che sia prona per garantirsi il dopo. Fanno un inciucio nel 93-94, c'è Forza Italia da una parte e il PDS dall'altra, quindi in cambio della garanzia delle aziende di Berlusconi, dall'altra parte fanno di tutto, quindi non si può altro che dire che sono due facce della stessa medaglia. Chi ci ha rimesso siamo noi che siamo in mezzo, il popolo. Senti, per capire meglio chi c'è dietro a tutto questo, adesso ti faccio una domanda che è veramente un triplo salto mortale, che mette Aiuto, insieme il aiuto, 1930. aiuto. Attento Francesco, perché questo è anche un omaggio al canale e ai temi di cui il canale si occupa. Aiuto. 1930 viene ritrovato un disco volante in Italia, un oggetto volante non identificato che Sì. Mussolini, e tu porti i documenti, fa sparire. Andiamo avanti al 26 novembre 2018. Tu vieni avvicinato da un personaggio strano al quale poni una serie di domande, tutto è scritto sul tuo libro. Fra le varie domande che tu gli poni c'è anche questa: esistono gli extraterrestri? E lui ti risponde: se vuoi nascondere qualcosa la ignori, poi la fai passare per sciocca, poi la contrasti con tutti i mezzi. E aggiunge questo misterioso Bob: qui, intendendo la Terra, è un inferno, una gabbia per anime. Esiste una sola vita, è l'anima che si reincarna più volte fino al compimento della propria evoluzione. Questo è un tema che a me piace moltissimo perché io mi occupo di ipnosi regressiva e ne approfitto per dare anche un là riguardo a quello che è successo negli ultimi 3 anni, allorquando sostengo, come sempre faccio, che ho avuto decine e decine di ipnosi regressive negli ultimi 3 anni in cui le persone si sono viste come deportati, condannati alla prigionia nel lager, ma non ho avuto nessuna ipnosi regressiva in cui le persone si siano viste, che so, nella peste del 600. Ecco, io trovo molto corrispondente col mio modo di vedere quest'idea che la Terra sia una gabbia per anime. E che quello che stia accadendo nell'ultimo periodo sia stato un tentativo di frenare l'evoluzione delle anime di incarnazione in incarnazione. Secondo te, perché Bob ti ha dato una risposta di questo tipo quando tu gli hai chiesto esistono gli extraterrestri? Cioè tu gli hai chiesto esistono gli extraterrestri e invece di dirti quello che hai detto tu, sì, nel 1933 Mussolini, eccetera, il disco volante, lui ti ha detto esiste la reincarnazione. Che collegamenti? Effettivamente è un salto carpiato triplo, sentiamo insomma. Bello. Allora, accade che questo incontro è imprevisto. Avrei, diciamo, desiderio di spiegare un po' meno, specialmente a chi non ha letto il libro, perché sennò sembra veramente Hai di tutto il tempo, fare non il ci triplo schiodiamo salto da qua. carpiato. No, hai tutto il tempo, non ci schiodiamo da qua, siamo tutti orecchie. Ero andato a Roma per motivi di lavoro e quella riunione finì molto prima di quello che avevo immaginato e quindi c'avevo un buco di tempo importante. L'idea era quella di anticipare il treno. Quando sono uscito dal luogo della riunione, sono stato letteralmente bloccato e immobilizzato da un personaggio, quindi all'istante non è stata una cosa simpatica. Poi la stringo, comprendo che questo qui non è uno che ha male intenzioni, ma che mi può aiutare perché si dichiara. Sa che sto raccogliendo il materiale, quindi anche qua ci sarebbe da parlare, perché non avevo raccontato a nessuno di questo se non a Giulietto Chiesa e a qualche amico, quindi non era una cosa nota a livello pubblico o comunque di tante persone. Inizio a fare delle domande perché lui mi autorizza a fare domande e a scrivere le risposte. Si era arrivati a domande piuttosto pesanti, con contenuti di risposta piuttosto pesanti, quindi la sensazione che io avevo è che mi volesse mollare e quindi a me mancavano ancora tante domande da fare. A un certo punto
ho avuto l'idea così estemporanea di chiedergli: ma esistono gli extraterrestri? Pensando che mi così calasse un pochino la tensione su quello che erano le ultime 3-4 domande che le avevo fatto e le relative risposte che mi avevano abbastanza provato. E con mio stupore, anziché rispondermi in maniera ironica, mi ha dato una risposta pesante. E quindi poi ho approfondito per conto mio, perché non è che mi mandi una risposta del genere e rimane lì. E quindi la mia sensazione è che questo personaggio effettivamente abbia tanto sapere. Era o è un soggetto abbastanza avanti con gli anni, quindi evidentemente ha del vissuto, ma anche tanta, tanta conoscenza, non solo per quello che ha dato come risposte, ma anche per la qualità del contenuto di ciascuna risposta. Sono molto d'accordo con quello che ha detto Andrea. Penso che indagando per conto mio, ciò che tu hai detto sia rispondente al vero. Non mi chiedere altro, se no è finita. Non ti chiedo altro. Aspetta. Non ti chiedo. Allora, facciamo che io sono. No, facciamo. Sono tonto. Non è che abbia capito moltissimo adesso di questi ultimi due passaggi. Nel senso che. Vabbè, ma io ci devo provare. Allora. Il personaggio è capace, ha una grande conoscenza. Ha cercato di collegare, anzi ti ha portato sulla pista in maniera che tu potessi collegare la reincarnazione con la presenza aliena. A questo però hai fatto degli studi tu personali, tirando fuori quindi delle altre informazioni, hai incrociato qualche altro dato, e quindi mi sarebbe a questo punto la domanda, cioè, di quali dati, perché qua abbiamo due libri che sono strapieni di documenti, tutti comprovati. E io mi dico da dove hai preso questi dati, da dove hai preso questi dati, che tipo di documenti e che cosa ti ha indotto. No, magari non ci puoi dire tutto, però qualche informazione in più, perché sai, No, no, facciamo ricerca su questo canale, almeno ci proviamo. Se mi dai una dritta, provo a cercare qualcosa anch'io. Ci sono, allora, i due libri scritti, Gioco Forza, sono supportati da centinaia di documenti, perché altrimenti non sarebbe stato possibile, e lo stesso Giulietto Chiesa mi avrebbe bastonato anziché spronato. Certo. Gli altri temi sono più complicati, perché scivolare, sono terreni scoscesi e scivolosi, come dice spesso Melluzzi. Sì. Passare dal serio al Vanna Marchi è un attimo. No, ma guarda, ti Quindi assicuro che sei sul canale giusto per questa cosa, però. Sei tra amici e che sicuramente sono sì, attentissimi e non hanno. ho questa consapevolezza, però di indole sono molto prudente a E trattare fai di bene, temi, parlo e fai diciamo a bene. prescindere dalla trasmissione, perché non essendo esperto, ma profondamente ignorante, la prima difficoltà è scegliere delle fonti attendibili, perché altrimenti si va fuori strada in un attimo. Certo. Nel mio caso ho consultato, diciamo, alcuni personaggi legati ad alti gradi della massoneria. Questo è stato un primo passaggio, Ok. perché mi avevano aiutato nella stesura del primo e del secondo volume. Ed è stato abbastanza semplice ricontattarli per questi temi. Uno in particolare mi ha dato informazioni interessanti e vanno appunto nella direzione di quello che dice Andrea. Ok. Ho letto qualche libro che ho anche non lontano da dove sono, la mia libreria qua di fronte. Di solito quando uno viene inquadrato c'è i libri dietro, invece ce li ho davanti così non si Davanti. leggono. È più tattico. Sì, anche perché sono di diversi argomenti e non sono sempre in sintonia gli uni con gli altri, perché bisogna avere più informazioni da più parti, poi si fa la media, altrimenti se sono tutti dalla stessa parte non è un'indagine abbastanza,
seria, secondo me. Bisogna sentire tutte le campane per farsi un'idea il più possibile oggettiva. E quindi su questi temi certamente tanto deriva dall'Egitto. Dall'Egitto quello vero, però, non quello che ci raccontano. Si va Ok. indietro di qualche decina di migliaia di anni, non di 5.000, ma di 36.000 anni. Cioè, stai Si aprendo aprono mondi e scenari scenari. incredibili. Bellissima questa puntata. Va bene, dai, va bene. Ok. Vai avanti, Andrea, che tanto io mi sono appuntato delle cose. Comunque ricordiamo agli amici che ci stanno seguendo. Io l'ho chiesto il permesso naturalmente a Lamberto. Se avete piacere alla fine di questa chiacchierata potete intervenire mandando anche voi qualche ulteriore riflessione, qualche domanda, qualche approfondimento. Ho già messo da parte qualcosa, ve lo ricordo, lo potete fare tramite la nostra chat di WhatsApp inviandoci un audio messaggio, un video messaggio al numero che vedete in sovraimpressione. Lo potete fare naturalmente anche attraverso la nostra piattaforma Telegram e lo potete fare anche attraverso la chat di YouTube. Poi abbiamo collegato anche il canale Facebook, insomma, tutte le strade sono possibili per arrivare a interagire con il nostro ospite. Vai, Andrea. Tornando a questi ultimi 2 o 3 anni, vorrei fare un collegamento con quello che tu riporti a pagina 134-135 del tuo secondo volume, ovvero sia l'intervista a Cossiga, il quale descrive il modo in cui si interviene nella strategia della tensione, ma in realtà per creare tensione finalizzata, ovvero sia mettendo degli infiltrati nelle manifestazioni di protesta in modo che tali infiltrati vadano a esacerbare ancora più la tensione. A me ricorda tanto un certo tizio che, così mi pare di rammentare, avesse scosso una camionetta non troppo tempo fa e un certo ministro mi pare che abbia detto qualcosa del tipo: ma no, non è vero che era un infiltrato, serviva soltanto a saggiare la stabilità o qualcosa del Sì, genere. le sospensioni, sì, ce lo ricordiamo bene. Il movimento Sì, il movimento ondulatorio, bravo. Sì, la ondulatorio. domanda è: non è cambiato nulla La da quei sensazione è tempi che di quell'intervista rilasciata da Cossiga? no. Ora, ci sono, non è cambiato nulla o poco, cambia il contesto storico, però ci sono delle regole di manipolazione di massa che sono, diciamo, dei classici. Noi siamo sotto protocollo di manipolazione psicologica quantomeno dal 1943. Questo, ripeto, sempre dati alla mano, non sono chiacchiere così. Nel primo volume, nel secondo volume, cito quattro dei vari protocolli. Uno me lo sono letto, che è il Field Manual 3031B, e questi signori, quindi un manuale militare di manipolazione di massa, sanno benissimo che, fatto 100 la popolazione, 40 becca all'istante, 40 è trascinato dal primo 40 e 20% non becca mai. Quindi è un po' quello che è successo negli ultimi 3 anni, se ci pensiamo, 3-4 anni. Non è una sorpresa per chi gestisce il potere. Se riflettiamo, a un certo punto hanno mollato la presa, apparentemente, perché conveniva psicologicamente, è molto più efficace il lavoro sotto traccia, quello che stanno facendo, basta leggere le gazzette ufficiali. L'Emilia Romagna andrà a 30 all'ora, è di qualche ora fa, una votazione della giunta regionale in Emilia Romagna, incentivano i coltivatori a non produrre per 20 anni, gli danno dei soldi. Quindi questa è la follia allo stato puro. Sono cose che si devono sapere, perché se continuiamo a fingere che il cielo sia sempre più blu, finisce che domani mattina ci vengono a portare via anche la seta da sotto al sedere. Non, ci dobbiamo svegliare, Ma ma sai, svegliare sul serio.
Sembra che ci abbiano portato via veramente già tanto e che molto di quello che è stato portato via faccia capo anche a una certa persona che a un certo punto è stata chiamata a risolvere i problemi dell'Italia, e quella stessa persona era sul famoso Britannia. Poi è andata a A proposito di farsi tirare via la sedia da sotto il sedere, mi sembra che, insomma, già tanto ci abbiano tirato via da dosso, no? Ci hanno tirato via tanto, ma se torniamo a battere moneta sovrana, in pochi mesi torniamo a ruggire. O non ho detto anni, mesi. Perché se torniamo a battere moneta sovrana, domani mattina possiamo fare operazioni da 2.000 miliardi l'anno. Sì. Non sono sciocchezze quelle che sto dicendo, sono numeri veri. Quindi sarebbe il caso che queste tematiche venissero diffuse in maniera importante affinché la massa della popolazione, quantomeno quel 60%, non mi rivolgo al 40% che si beve anche che gli asini volano perché non voglio. Però almeno una parte, quella più sveglia italiana, quindi un 60%, mi auguro anche l'altro 40%, però non mi illudo, diciamo così, quando si rende conto che ciò che è in banca è carta igienica e che se non si sveglia perde tutto, perché è quello che ci vogliono portare là, cioè, non avrai nulla e sarai felice. Ti Sì. diamo un Un reddito digitale di qualche. reddito di sta. Qualche 1.000 euro per il centesimo. re. Sì, per la sopravvivenza proprio. Sì, chiaro, chiaro. Quindi noi, in particolare l'Italia, anche perché c'è un aspetto che mi hanno ribadito in tanti delle mie fonti negli anni, se l'Italia va a fondo il mondo, se l'Italia si sveglia il mondo. È successo col Rinascimento, poi l'hanno un po' Sì. soffocato. Adesso siamo in un momento di svolta simile, quindi sta a noi. Sì. Temo che però questi temi saranno difficilmente presentati nel mainstream ordinario. Insomma, dovrai faticare divulgandoli con canali amici il più possibile. La comunicazione comunque sta cambiando. Negli ultimi 3 anni ha fatto un'impennata decisiva, cioè la comunicazione sulla rete, sul web, questo tipo di trasmissioni in qualche maniera stanno aiutando una presa di consapevolezza. Senti, volevo approfittare della tua conoscenza anche per rispondere a una domanda che viene dagli amici da casa e per aprire un argomento che collegato a questo. Hassan chiede, domanda, cosa pensa il nostro ospite a proposito dell'effetto BRICS sui progetti di questa cupola, più che sui progetti della cupola? Io vorrei capire come possiamo conciliare, per esempio, l'idea di battere moneta sovrana con questa nuova realtà, quella dei BRICS, che è decisamente in crescita. Le cose sono tra loro in antitesi, si possono Allora, sposare, questo. sono, no, assolutamente. Allora, lo Stato italiano, articolo 117, ha l'autorità di battere moneta, di difendere il risparmio. È un articoletto al punto E in particolare, chi adesso è a casa, si vada a leggere l'articolo 117, lettera E. Sono una serie di prerogative dello Stato. Quindi il battere moneta è normale se uno Stato è sovrano. È normale, è come per una persona respirare. Noi adesso invece stiamo chiedendo ossigeno per stare in vita a qualcuno. Gli chiediamo 10 kg di ossigeno e gliene dobbiamo rendere 12 perché ci chiede gli interessi. Perché non lo battiamo, non facciamo noi, possiamo farlo, no? Certo. Invece c'è questa attitudine. Ora, se noi battessimo moneta, saremmo ancora più appetibili per i BRICS, perché saremmo uno Stato solido. Invece così siamo uno Stato che ha dei debiti. Aggiungo, anche qua per sfatare un mito, uno Stato sano ha del debito pubblico. Uno Stato malato non ha debito pubblico. È ovvio che allora l'Italia,
vado a memoria, a poco più di 6.000 miliardi di debito tra debito pubblico e debito privato. Quindi, grosso modo, 2.200 miliardi di debito pubblico e circa 4.000 di debito privato. Allora, il debito privato qual è? Io che voglio comprarmi una macchina nuova e faccio un mutuo per comprarla. Il debito pubblico invece sono buoni per esempio, buoni del tesoro che vengono emessi dallo Stato e vengono comprati da qualche finanziaria tipo BlackRock. Quello è il pubblico. Esempio basico. Quindi, avere un po' di debito o tanto debito non è un male, per cosa significa? Io costruisco una strada, mi servono 50 milioni di euro, butto là una cifra, emetto dei buoni del tesoro, vendo i buoni del tesoro, ho del denaro. Dov'è il problema? Se questo denaro è intanto soggetto alla criticità di una banca di Stato, svincolata dal Ministero del Tesoro, la separazione Banca d'Italia, Ministero del Tesoro 1981. Primo aspetto, cosa hanno fatto questi criminali? Separando il Ministero del Tesoro dalla Banca d'Italia, hanno impedito un fatto che fino a quel momento ci aveva fatto diventare potenti, e cioè la Banca d'Italia emette il titolo, va sul mercato, viene acquistato a un certo valore, se non viene venduto, se lo ricompra il Ministero. Quindi rimane a un prezzo alto e vanno tutti venduti. Invece, facendo la separazione, la grande finanza che cosa fa? Tu Italia vendi i tuoi buoni a 100 lire? Noi non te li compriamo, devi scendere di prezzo. Adesso li proponi a 9, non te li vogliamo ancora comprare, e scendi e scendi. Significa in realtà aumenti il tasso di interesse, quindi ci si espone di più e succede quello che è successo nel 92 con la speculazione di Soros, quando Giuliano Amato ci fece il prelievo nei conti correnti. Questo è il giochetto. In una notte. Quindi, esattamente, allora, se vogliamo sopravvivere, o meglio, uscire da questo tunnel disgraziato e andare in una situazione di benessere e vita più o meno piacevole, certamente meglio di adesso, la tappa fondamentale è stampare denaro proprio garantito dallo Stato. In questo modo non abbiamo sorprese e contestualmente in una situazione del genere una realtà BRICS emergente ambisce ad avere l'Italia al suo interno, ma anche se non entrassimo nei BRICS, vado oltre, un'Italia con moneta propria diventa molto importante, svincolata da questi signori. E questo però dobbiamo saperlo, dobbiamo essere consapevoli. Cioè, dov'è che si riesce a capire che abbiamo carta igienica? Tra qualche tempo saltano le banche, sa le faranno saltare, sarà controllato il crollo, ma già si vede. Se qualcuno ha dei soldi in borsa, vede qual è l'andamento. Cioè, è tutto fittizio. Perché è tutto a debito. A un certo punto qualcuno c'ha il cerino in mano. È già successo nel 29, è successo blandamente nel 2007-2008 con Lehman Brothers, al prossimo giro sarà una devastazione. Dobbiamo tenerlo presente, perché se pensiamo che non accada, siamo veramente illusi. Per questo che prima parlavo della banca di Stato pubblica Mediocredito Centrale. Peraltro è presente adesso in tutti, con tanti sportelli dalla Toscana a Marche a scendere. Non è ancora presente nel nord Italia. Sì. Andrea, vediamo se hai tirato fuori qualche altro tema di interesse. Io mi sono appuntato alcune cose, però. Prego. Guarda, quello che mi interesserebbe capire è, al di là di questo che sembra un tuo desiderata, Lamberto, ovvero sia il fatto che l'Italia possa tornare ad essere uno stato sovrano capace di battere moneta, ma quali forze politiche sono in questo momento in campo ad essere concordi con questa tua idea? Perché onestamente a me non pare di vederne, quindi No. cos'è, un movimento che deve partire dal basso o che cosa proponi che possa, o immagini o speri che possa accadere? Non
No, non è una mia idea, nel senso che penso che ci sono diverse persone che dicono ciò che sto dicendo io, anzi io mi accodo, non sono certamente il promotore di questo. Cito Nino Galloni per fare un nome, cito Fabio Conditi per fare un altro nome. È ovvio che... C'è una frase di Ezra Pound: dire che uno Stato non ha i soldi è come dire che un ingegnere non ha i chilometri per costruire le autostrade. Chiaro. È un paradosso, ma è l'assoluta realtà. Cosa significa? Che finché noi siamo ipnotizzati da soggetti stregoni, Prodi, faccio un nome, Draghi, faccio un nome, Monti, faccio un nome, Giuliano Amato, faccio un altro nome, dove demonizzano il debito pubblico. E certo, nel contesto nostro, dove c'è un Mario Monti che ha fatto mettere il pareggio di bilancio in Costituzione, è un criminale. Me ne assumo la responsabilità di quello che sto dicendo. Non funziona così in uno Stato democratico, specialmente in un contesto di capitalismo, anche se fra virgolette, questo non è capitalismo, questo è quasi feudalesimo sotto mentite spoglie. Non funziona così, non c'è logica e soprattutto non c'è morale, perché con questo meccanismo pochissime persone diventano straricche, sono straricche perché emettono il denaro a fronte di 8 miliardi di disgraziati. Quando BlackRock, che è uno dei Big Four, i Big Quattro dell'alta finanza, che Goldman. controlla le 10 banche più importanti del mondo, decide di comprare, che ne so, la Cirio a suo tempo, faccio un nome oppure. Per chi non era vivo e nato e in grado di concepire il ragionamento all'epoca del 92, qualcosa di recente. Allora, BlackRock decide di comprare la Ferrari. Quanto costa la Ferrari? Ipotizziamo un valore. 50 miliardi? Esageriamo? Bene, BlackRock va in una delle 10 banche che peraltro controlla. E dice: mi presti 50 miliardi? Dal nulla gli scrive al computer, gli dà 50 miliardi e fanno un bonifico. Sì. Così funziona, a debito. Purtroppo, questo che io ho appena detto è ignorato, ma funziona così. Ci piace? È la realtà. Non ci crediamo e non ci piace? Facciamocene una ragione. Purtroppo è così. Se andiamo noi allo sportello, non per 50 miliardi di euro, ma per 5.000 euro, ci chiedono la garanzia anche, che ne La so. casa, la casa per 5.000 euro. Questi sono i proprietari di maggioranza della banca, delle 10 banche più grandi del mondo, e quindi hanno denaro in quantità. Sono dietro, ci sono soggetti fisici, umani, lo sottolineo, privati. Quindi è ovvio che fanno il loro gioco. Sì. Ma Banalizzo ancora, se noi tre avessimo accesso al credito senza limiti, beh, non credo che andremo a mangiare fish and chips, magari prenderemmo, non so, qualche piccolo vizio lo potremmo prendere. Ecco, questi hanno fondi illimitati, creano il denaro dal nulla, non garantito. Ma io Quindi mi chiedo, non sì, è. no, chiarissimo, chiarissimo, io mi chiedo ancora per quanto ancora può durare questo sistema messo in piedi così. Fondi illimitati, non Dipende da garantito. noi. Dipende da noi, infatti, sì. Sì, chiaro. Senti, Finché c'è un continuiamo a fatto. dormire, quelli continuano a comprarsi in mezzo pianeta, quindi. Senti, c'era un passaggio prima, volevo riportarti, insomma, ci hai chiarito bene quanto è stato significativo, importante l'apertura del canale di Suez per l'economia
anglo-americana, diciamo, francese, anche francese. E quanto pericolosa era, insomma, la presenza di un'Italia forte proprio al centro del Mediterraneo, perché poteva prendere il controllo, diciamo, di quella rotta, o comunque sì, trovandosi sulla linea di passaggio, essere un ulteriore referente per i commerci, no? Importantissimo. Oggi siamo nella situazione di. E ci siamo resi conto, tra l'altro Lamberto lo saprà meglio, di quanto è importante anche oggi questo canale, quando si è insabbiata quella portacontainer cinese della Maersk, mi pare, ti ricordi, che ha bloccato per un mese i traffici che hanno dovuto fare il È giro. stato un caso? No, 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 ormai non sono più sicuro di niente, credo di no. Come si fa a tenere bloccato con i mezzi che ci sono oggi per un mese un canale di quel tipo? Insomma, no, è poco credibile questa storia. Però ti volevo chiedere, siccome, insomma, hai molti elementi, molte frecce al tuo arco, e noi stiamo vedendo in questo momento un possibile blocco dell'intero Golfo Persico da parte della fazione degli Houthi per quello che riguarda i commerci con le navi. Diciamo dirette in Israele, cosa può succedere se anche quel tratto di insomma mare viene lo stretto di Hormuz, come si chiama adesso, non mi ricordo, viene Hormuz, ecco, benissimo, viene bloccato definitivamente. Siamo lì sul filo del rasoio, diciamo, ci stiamo giocando una partita pericolosissima. Ma Hamas è finanziato riccamente. Tutte le Sì. volte che Hamas fa qualcosa, ci guadagna Netanyahu. Quindi i latini dicevano intelligenti pauca, quindi agli intelligenti bastano pochi elementi per comprendere. E dato che sembrerebbe abbastanza banale il connubio Hamas-Tel Aviv, un po' come a dire che è finanziato dallo stesso Salvadanaio, verrebbe anche da dire che probabilmente quei circa 3 milioni di palestinesi, 5-4 milioni di palestinesi che sono ancora là, nel momento in cui confluiranno in Egitto come manodopera a basso costo, diciamo così, Israele potrà sfruttare i pozzi di petrolio che sono palestinesi, che dal 99 non vengono sfruttati, e l'Europa farà la sua parte di buonista e saranno tutti contenti. Dubito che si arriverà, almeno per come sono le cose adesso, a qualche situazione più critica, perché non conviene a nessuno. Ah, ok. Non, almeno ripeto, fino a questo momento non conviene a nessuno esacerbare ulteriormente. C'è chi vorrebbe uno scontro tra diciamo musulmani sciiti e sunniti nel contempo. Spero che non accada. È più complicato quell'aspetto là. Ormai la partita di Gaza, direi che è un po' come l'Ucraina. A primavera probabilmente finisce il lavoro la Russia. Sì. Quindi Lo stiamo vedendo, insomma, soprattutto nelle ultime 2 settimane, quanto ha intensificato, diciamo, il lavoro di ripulitura. I bombardamenti sono pesantissimi. Allora, un'ultima domanda che ti volevo fare in riferimento a questa cupola che in qualche maniera controlla i flussi di denaro in giro per il mondo, ne detiene praticamente i diritti. Abbiamo parlato fin qui come di un gruppo anglo-americano, ma possiamo considerarlo apolide. Quali rischi ci sono rispetto, come dire, a uno spostamento del loro interesse verso l'Asia o i paesi orientali? Cioè, non è che finiamo, ci togliamo un gruppo di controllo. questo Ecco appunto.
c'è già stato. Continuiamo magari a tenere puntata, ecco, ci E per distraggono. quello Teniamo l'attenzione puntata a allora, Occidente, invece a Oriente il problema. quando prima parlavo di essere stato sovrano e di battere moneta, Sì. sta proprio qua il punto. Se noi siamo sovrani a casa nostra, cambia tanto, direi che cambia tutto. Non sto dicendo che i BRICS sono male e che gli euroatlantici sono bene o viceversa. Quello che mi preme evidenziare è che l'elite, quella che io nel primo volume, quel disegnetto con la piramide del potere, con tutti gli strati a seconda della, si parte dal popolo, poi ci sono i vertici religiosi, la massoneria di base, eccetera. Allora, al vertice c'è questa elite, l'elite apolide. L'elite non perde i soldi, li sposta, se li crea da sola. Quindi quando si parla di cupola finanziaria o di elite finanziaria o come li definiva Giulietto Chiesa, possessori universali in eterna lotta tra loro, basta pensare alla Seconda Guerra Mondiale, ci dovremmo già dare la risposta. Gli stessi gruppi finanziari finanziavano le opposte fazioni. Quindi, noi guardiamo in questa fase storica, noi occidentali, i BRICS come se fossero la panacea di tutti i mali. Probabilmente lo sono anche, però dobbiamo fare attenzione. Faccio una delle mie metafore sciocche. Immaginiamoci di mangiare per 70 anni le lasagne alla bolognese o i tortellini. La prima settimana sicuramente sono buone, la seconda settimana iniziano a essere interessanti i pensieri verso altri primi, no? Dopo 70 anni anche le lasagne diventano toste e quindi se da una parte ci offrono un piatto di riso scotto in bianco diventa fantastico. Cosa sto cercando di dire? Prima di dire in maniera sfegatata viva i BRICS e mettiamoci con i BRICS, pensiamo di essere noi in grado di essere strutturati e di essere appetibili come partner e di essere uno Stato che negozia, perché se no siamo in cerca di padrone e quindi passiamo dalla padella alla brace. Noi non dobbiamo avere la psicologia di quello che va a cercare il padrone, ma di quello che negozia. Questo Sì. è. Senti Lamberto, una domanda a questo proposito. Visto che parlavi di questi Big Four che hanno tutto il denaro che possono avere, che possono immaginare perché gli basta stamparlo, ma allora che cosa vogliono? Visto che non può essere ricchezza, la ricchezza ce l'hanno finché vogliono. Cos'altro vogliono dalla popolazione, dalla gente, dall'umanità? È quella famosa depopolazione di Sì, cui, depopolamento di cui tanti parlano? si rischia di sfociare in tematiche che hanno poco a che fare con la storia. Ho ascoltato molte opinioni in merito e non ci sono dei documenti desecretati o non desecretati perché non particolarmente complessi da commentare. Qua si va su altri piani, altre tematiche e è opinabile. Sicuramente non c'entra nulla l'aspetto del denaro inteso come ricchezza. Più facilmente penso al controllo e a temi legati alle energie. Questo è quello che posso dedurre dalle varie chiacchierate fatte con personaggi che sicuramente sanno molto, ma molto, ma molto in merito rispetto al sottoscritto. Quindi penso che
Dobbiamo immaginarci uno scontro militare che è quello in corso, uno scontro economico che è in corso e finanziario, ma evidentemente ci sono anche altri scontri su altri livelli di tipo energetico. Questo è quello che ho dedotto. Sì. Senti, Lamberto, ti dico francamente, a me sembra. Allora, hai raccolto una mole di dati e di informazioni tale e hai in qualche maniera una serie di contatti tali da riuscire a avere a fare, soprattutto a restituire un quadro estremamente particolareggiato di quello che è non solo la situazione in Italia, proprio i rapporti di forza fra diversi centri di interesse. E ho come l'impressione che tu sia diventato ad un certo punto il frontman di una nuova linea che sta provando a farsi spazio, non priva di rischi, non priva di pericoli. Io nel canale Telegram delle Ali del Bruco avevo condiviso qualche tempo fa quel tuo intervento a seguito di, come dire, delle pressioni che avevi ricevuto, perché lo ritenevo, insomma, opportuno far sapere quanto difficoltoso poi è. Grazie. Vabbè, il minimo. È il minimo. Però non posso fare a meno di chiederti e di chiedermi, cioè, visto che ti sei cacciato non in acque semplici, non devi navigare in acque non facili, come riesci a, come dire, tutelare la tua persona e le persone a te vicine, nonostante tu porti all'attenzione di tutti noi questi temi? Perché, come dire, sei il frontman di qualcosa di estremamente delicato, cioè non sei ben visto in certi ambienti, anzi, preferirebbero che tu non ne parlassi proprio. Di questi temi. Beh, sì, penso che ci siano ambienti dove ciò che dico dia molto fastidio, però ci sono anche ambienti in cui ciò che dico è decisamente molto molto apprezzato, anche perché mi limito a dire ciò che emerge da dei documenti che sono stati vagliati. E non racconto tutto, nel senso che, come ho avuto modo di dire Sì. recentemente, se volessi fare lo scoop, Sì. direi qualche cosa, che non dico ovviamente, perché sicuramente farebbe clamore, però, ne commentai con Giulietto proprio di Sì. questo, perché lui era assetato di fatti, diciamo, un po' piccanti. E allora gli raccontavo queste cose e tra una risata e l'altra, però gli dicevo di questo ho solo due o tre fonti, di queste ce ne sono solo quattro o addirittura solo due, e quindi non finiranno mai in un documento come questo, perché il taglio è quello della fotografia storica. Quindi, perché sennò diventa un libro di propaganda o un libro di chiacchiericcio, di gossip, non va bene, invece deve essere un riferimento serio. Questo per approccio generale. Per quanto riguarda la mia tutela, quindi, dato che c'è chi apprezza e chi un po' meno, la mia tutela è che l'ho un po' accennato in un video, Qualche ci sono dei documento è la tua documenti. polizza assicurativa, diciamo. Sì, che ovviamente non ho io e non parte da qua. Chiaro. Quindi io, se fossi in qualcuno che non gradisce quello che dico, mi porterei la collezione a casa, il cappuccino e la brioche, Ok. chiedendomi se sono contento della scelta del ripieno della brioche. Va È una bene, battuta che non è tanto lontana dal vero, perché, ahimè, non richiesti, mi sono finiti in mano dei documenti importanti su alcune persone, 51 per essere precisi. ma è quello. Allora, questa cosa si intuisce se si ha, insomma, la pazienza di seguirti un po'. A un certo punto si è visto nella tua ricerca e nel tuo lavoro come qualcuno affidabile a cui poter consegnare del materiale da far valutare, da far studiare, da far
insomma, approfondire. E lì, appunto, c'è quest'uomo di riferimento, diamolo a Lamberto, e tu poi con la tua capacità hai qualcosa pubblicato come materiale storico utile alla divulgazione dei libri, qualche altra cosa, è chiaro, abbiamo intuito, te la tieni riservata nel cassetto per tempi diversi o per qualche altro scopo. Comunque è No, un'evoluzione, un work in perché progress. il mio fine è banale. Mi auguro che con il lavoro che ho fatto sempre più italiani si sveglino e capiscono l'inganno. Non ho ulteriori ambizioni e lo ritengo già un bel risultato, un ottimo risultato e voglio svelare anche una cosa che non ho veramente mai detto e riguarda sempre Giulietto Chiesa. Lui voleva che io pubblicassi e mi ha veramente disossato perché è stata dura quando è venuto a mancare. Le ultime parole che mi disse a settembre 2019 a Modena, mi disse in pratica che se non scrivevo il libro, perché non si sapeva ancora che erano due, ero un vigliacco. E quando è venuta a mancare, per me è stata pesante, Certo. perché dal 26 aprile 2020 fino a novembre sono stato altalenante tra fare e non fare. Quindi, insomma, e gli dissi, io non credo che sarà un risultato piacevole. E lui mi disse, no, tu invece riuscirai e gli italiani, grazie a te, un piccolo salto faranno. Allora mi piacerebbe che fosse qua e mi piacerebbe che valutassi il lavoro fatto fino adesso in un anno. Ma probabilmente lo Quindi. starà facendo, lo sta facendo. Probabilmente su da qualche altro piano, ma lo sta facendo. Senti, però questa cosa la facciamo anche qui tra noi adesso. Te la chiedo questa valutazione. Devi fare lo sforzo naturalmente di andare al di là di quelli che sono gli umori raccolti all'interno dei tuoi incontri di presentazione e libro, dove va da sé, stiamo giocando in casa, siamo fra noi e il pubblico che viene ad assistere sicuramente alle due presentazioni è già preparato, ha un certo tipo di formazione, un certo tipo di interesse. Però, dovendo raccogliere, come dire, gli humor in generale, secondo te in questi ultimi 3 anni è aumentato un po' la consapevolezza degli italiani o comunque il livello è ancora troppo basso per avere questo scatto decisivo di consapevolezza che porti a questo cambiamento? Lasciamo stare. Adesso ci sono 600 persone, stiamo giocando tra noi, voglio dire, non è il sondaggio tra i nostri che conta. In generale, fuori da qui, la tua impressione. La mia impressione è che durante i mesi di Covid ci sia stato uno shock, che si siano coagulate e motivate alcune persone. E questo è stato l'innesco e lo scoppio. E poi il potere a un certo punto, dopo aver stretto la morsa, ha allentato la presa e quindi è successo che taluni che si erano all'inizio caricati a un certo punto probabilmente hanno pensato ma è tutto tornato come prima e quindi va tutto bene. Altri che erano cascati nella trappola, parlo di quel 40% di mezzo, si è reso conto, si sta rendendo conto di essere stato ingannato ed è più incarognito di quel 20% che aveva capito all'inizio che era un inganno. Quindi questo è quello che ho fotografato in questi ultimi 3 anni. In particolare, considerando che ho girato tutta l'Italia, che ho così un'idea, sono circa 6.000 le persone a cui ho parlato direttamente. Ovviamente un campione drogato, perché come hai detto tu, sono già persone molto informate. Parlando però fuori da quegli ambiti, penso che siano molto di più le persone risvegliate oggi rispetto a quelle di 3 anni fa. Perché, mi spiego e concludo, magari non sanno perché, ma hanno capito che c'è un inganno. Una sola, una truffa, un qualcosa che non quadra. Sì. Quindi molto di più.
Sì, ecco, per quello che vale ti posso restituire l'impressione, insomma, nostra del canale di Andrea Mia, credo che in effetti sia proprio come dici, insomma, poi la sera stai stando qua su questa postazione potendosi confrontare con tanti relatori differenti, credo che sia proprio come dici. C'è un'ondata di attenzione, di risveglio, se vogliamo. Comunque la percezione che qualcosa nella narrazione ufficiale non torni, si è inceppato comunque. Poi lo vediamo, i giornali sono in caduta libera, i notiziari non li segue più nessuno, la comunicazione sta trovando vie alternative. Insomma, c'è un mondo in cambiamento e probabilmente le vecchie regole non reggono più della comunicazione, dove, che intendono portare appunto. Il popolino sempre dalla loro parte no, non sta funzionando. Bene, bene, allora non po cioè, questi mi linciano, non posso non farti almeno una domanda dagli amici. Poi ti lasciamo andare perché naturalmente ci hai dedicato tanto tempo. Almeno una domanda dagli amici che ci stanno seguendo con tanto apprezzamento. Se avrai modo di rileggere i commenti, sono tutti entusiasti e ti ringraziano. Tutti per la quantità di informazioni preziose che hai portato alla nostra Grazie a tutti. attenzione. Allora, ne prendiamo una su tutte che sicuramente ti appassionerà, quella di Giulio Candiolo, l'amico Giulio. Potresti, Lamberto, chiarire gli effetti devastanti del patto di Cassibile e le conseguenze perdite di sovranità da parte dell'Italia? È un pezzo importante questo della nostra storia. Sì, ringrazio Giulio perché l'armistizio di Cassibile porta al trattato di pace che ho definito diktat di pace del 10 febbraio del 47. Di fatto, noi siamo soggetti a due armistizi, uno corto che è di 12 articoli, poi ce n'è uno noto come armistizio lungo che è di 44 articoli aggiuntivi. Questo porta, come dicevo, grazie alla domanda di Giulio, al Trattato di pace di Parigi che è stato firmato il 10 febbraio 1947. Noi ci troviamo quindi a essere un territorio che è di fatto una fortezza statunitense perché ci sono 113 basi note e almeno 7 segrete, quindi 120 in tutto. Abbiamo ufficialmente 170 missili termonucleari B61-12 di nuova generazione, ufficialmente. Abbiamo in Sicilia ARP, che è un sistema di guerra climatica operativo. Abbiamo il MUOS, che è un sistema di trasmissione satellitare planetaria. Abbiamo NUROM-3, che è il più grosso biolab statunitense fuori dai confini statunitensi. E guarda il caso, è comandato da una donna, se non l'hanno cambiata ieri, era in Egitto, è stato trasferito in Italia, Sigonella, 20 giorni prima che iniziasse l'operazione militare speciale russa in Ucraina, quindi gli statunitensi sapevano e hanno provveduto a spostare questo biolab che è enorme, ripeto, e perché ritenevano l'Egitto troppo vicino e magari oggetto di eventuale attacco o rappresaglia. Ecco. Quindi non c'è solo un aspetto militare che deriva da Cassibile. C'è un aspetto finanziario. Noi siamo obbligati al piano Marshall, che non è un piano di aiuti, quello che si fa all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, ma è un piano di indebitamento a lungo termine. L'ultima rata la paghiamo nel 1967-68. Restituiamo 3 volte tanto. Quindi, noi siamo una discarica di rifiuti tossici e nucleari da parte di questi soggetti. Ci hanno inquinato la terra e il mare. Siamo un laboratorio di cavie, 60 milioni di cavie. Dobbiamo sapere che il mondo della Big Pharma usa l'Italia come terreno di test. Anche questo fa parte purtroppo del diktat di pace del 10 febbraio 1947, perché in quel diktat di pace, e ringrazio ancora Giulio perché è una domanda fondamentale,
ci sono una serie di allegati segreti, non da ultimo che il nostro Presidente della Repubblica è obbligato a fare accordi bilaterali, o meglio, l'amministrazione statunitense sottopone al Presidente della Repubblica biannualmente, in alcuni casi quando ci sono anni particolari, tipo Moro nel 78 o Ustica-Bologna nell'80, la firma annuale. Quindi, come mai non è scritto nel nostro trattato di pace? Perché il nostro Presidente della Repubblica deve fare degli accordi? Dove sono questi accordi? Si sa che ci sono, ma non si leggono i contenuti. Capite? Cioè, dobbiamo essere informati di queste cose, altrimenti continuiamo, ripeto, a pensare che tutto vada bene, invece non va bene. Sì, siamo una nazione, un popolo sovrano e democratico solo in apparenza, va bene. Sì, sulla carta. Sulla carta. Perfetto, va bene. Allora, che dire se non grazie ad Andrea per averci dato la possibilità di riospitare al format Lamberto. Grazie infinite a Lamberto che ovviamente sei per noi, per nostro conto, sei già precettato quando avrai voglia, piacere di ritornare e noi siamo felicissimi di ospitarti. Andrea, a te per i saluti finali, dai. Io mi permetto di ringraziare Lamberto perché ha portato alla luce tanta documentazione che naturalmente non è stato possibile esaminare nel corso di queste 2 ore, ma nei libri veramente è presente tanta, tanta documentazione che permette di approfondire quello che è stato detto oggi e di davvero aprire gli occhi in modo di capire quanto l'Italia sia letteralmente una colonia, come è stato detto, quanto siamo schiavi, eppure anche quanto abbiamo la possibilità di, riaprendo gli occhi, riacquisire la nostra sovranità. Grazie Lamberto, da parte di tutti quelli che grazie a te hanno aperto gli Grazie occhi. Lamberto. Andrea, grazie Francesco, grazie davvero di cuore a tutti gli amici e gli amici che ci hanno ascoltato fino adesso. Un abbraccio a tutti, Bene, grazie, grazie allora, veramente. prima di concludere e di salutarti, giusto che tu sappia, noi abbiamo questo piccolo, come dire, strumento di gradimento che è il nostro brucometro che ha segnato il massimo e il risultato questa sera. Quindi questa puntata verrà, come dire, messa sulla nostra bacheca degli Highlander, che è la prima dell'anno, finirà insomma sulla nostra bacheca qui alle mie spalle, che te la faccio vedere. Eccola qui, sarà la prima puntata a essere fissata come la più apprezzata della stagione 2024. E evidentemente il tema li ha tenuti incollati e è stato ricco di interesse. Bene, noi andiamo a vedere quello che è, facciamo un'anticipazione. Allora, naturalmente, se ancora non l'avete fatto, compratevi i libri e studiate i contenuti di questi due straordinari lavori di Lamberto. Guardiamo le copertine e poi andiamo a vederci quelle che sono le anticipazioni di domani sera, sempre alle 21, sempre qua sulle ali del Bruco. Torna a trovarci l'amico Patrizio Mariotti, gli aerei segreti del Terzo Reich e la connessione aliena. E lo sapete, lui è un appassionato studore e ricercatore di quelle che sono state le armi segrete del Terzo Reich, quelle che avrebbero dovuto cambiare il corso della storia, ma non ce l'hanno fatta, e probabilmente lui ci ha individuato qualche elemento interesse che potrebbe non essere completamente terrestre. Bene, ma lo approfondiremo domani. Grazie ancora a tutti voi, grazie, serata straordinaria. Ci vediamo domani sera alle 21 e come al solito, siate guerrieri e restate guardinghi, dopo le informazioni che ci ha dato Lamberto più che mai, oserei dire. Vi abbraccio, ciao, buona serata, ciao. Buonasera, ciao. Ciao, ciao, Oh, ciao, ciao. grazie. Ciao.